L'opera volta alla tutela dei minori, attuata dalla Regione Abruzzo, è sfociata anche nell'approvazione della proposta di legge a livello nazionale, a firma del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che prevede l'istituzione dell'Ispettorato della Funzione Sociale. Tale legge, tale proposta è stata approvata in modo trasversale dal Consiglio regionale ed approdata in Parlamento. Finalmente si darà vita ad un colloquio tra gli operatori del sociale e le istituzioni. Operatori del sociale ad oggi impossibilitati ad evidenziare le disfunzioni. Disfunzioni segnalate in commissione inchiesta in data 24 novembre, presieduta dalla Presidente Cavandoli, in cui ho evidenziato di attenzionare l'esame sui contenuti tutti delle relazioni sociali, ma in modo particolare ed incisivo sui provvedimenti che hanno applicato l'eccezione prevista dalla legge sull'affido familiare, ossia l'affido nelle strutture residenziali, quindi nelle case famiglia. Si è dato vita al corso di formazione per l'affido, unitamente all'assessore Pietro Quaresimale, ed in gennaio replicheremo il corso per la formazione dei tutori dei minori stranieri non accompagnati. Continueremo la formazione anche in virtù del protocollo d'intesa stilato con l'Osservatorio Legislativo Ecclesiastico, con il presidente del corso di laurea in servizio sociale, ed vi sono in itinere ulteriori protocolli d'intesa con i consigli dell'Ordine degli Avvocati. Solo partendo dalla formazione e dalla simbiotica cultura sociale possiamo generare cambiamenti virtuosi. Abbiamo acquisito i dati inerenti ai minori ospiti nelle strutture, dei minori che diversamente abili, che hanno problematiche psicologiche, che sono incorsi in abuso di alcol, di droga. Ci stiamo adoperando con tutte le nostre forze per sopperire le carenze di un passato ed affrontare le emergenze che ha generato la pandemia. Proprio sullo stato e sulla consapevolezza di una necessaria risocializzazione per i nostri ragazzi, abbiamo creato una piattaforma Creo Futuro per dare loro voce, nel ricordarci sempre che il futuro, il nostro futuro, sono i ragazzi.